Buonasera e benvenuti in quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo degli auricolari della Yanguo. Bene, sono arrivati questi auricolari e stavo cercando una serie di auricolari diversi da quelli che solitamente ho utilizzato, che ho testato, questi che hanno più un assetto sportivo per come sono conformati. Andiamo subito ad aprirli, di per sé non ci sarà niente di particolare nella confezione. Andiamo ad aprire. Ecco cosa abbiamo all'interno, abbiamo il classico manualetto, la guida, anche in lingua italiana, dove è anche indicato quello che troviamo all'interno, ovvero gli auricolari, la sua custodia, il set di ricambi e il cavo per la ricarica, oltre chiaramente al manualetto. Eccolo qua, classico cavo micro USB, vedete qua gli auricolari, set di ricariche qua all'interno della custodia. Eccoli qua, troviamo un pratico tutti in silicone, con la struttura in silicone, anche la parte che va attorno all'orecchio, molto comodo per non stringere. Ecco la conformazione di come sono fatti questi auricolari, molto carini come il design, con questo laccetto che li lega insieme, molto pratico nel momento in cui li sfilate dalle orecchie e potete appenderli al collo. Ecco qua i tasti di funzione del volume, il tasto di accensione, questo è solo raffigurativo, con indicazione chiaramente destro e sinistro. Nel manuale è indicato di ricaricare completamente il dispositivo e per quanto riguarda l'accoppiamento, ecco qua, vedete qua, viene indicato di premere il tasto per 3 secondi affinché si sente il suono di avviso e la spia si lampeggi, e dovremo trovare sul telefono l'indicazione Yanguo 2. Bene, andiamo subito a vederlo, vedete qua abbiamo le specifiche tecniche, per quanto riguarda Bluetooth 5.0, qua gli altri comandi, una capacità di batteria di 110 mAh e una distanza operativa di 10 metri, chiaramente senza ostacoli. Andiamo a provare subito l'accoppiamento e testare questi auricolari. Andiamo a seguire la procedura per l'accoppiamento degli auricolari e vediamo un po'. Eccoli qua, power on, vediamo qua, e la voce nell'auricolare dirà che appunto i vostri auricolari sono connessi. Come vedete vengono chiamati Yanguo 2, io ho connesso anche altri dispositivi. Benissimo, proviamo adesso un po' come vanno questi auricolari. Bene, che in definitiva di questi auricolari che ho testato un pochino, decisamente molto pratici, sia per quanto riguarda l'ergonomia, perché comunque ci stanno benissimo, non danno fastidio nell'orecchio, comodo il laccetto in silicone, vi permette di tenerli al collo, tutta una struttura in plastica e silicone molto comoda. I comandi sul manuale vi indicheranno i tasti più o meno anche per saltare le tracce, molto pratici. Vedete qua coperto dal tappino l'ingresso per la ricarica, un'ottima durata, l'audio veramente buono, devo dire anche in conversazione, non solo per la musica, praticissimi per lo sport e poi non danno neanche tanto fastidio all'interno delle orecchie, sono veramente comodi comunque questa struttura plastica silicone, considerando anche il costo, sono davvero un set aggiuntivo che consiglio di avere. Alla prossima recensione di Recensioni Veloci.